Buongiorno, anche questa volta scelgo il giorno di Marte per parlare di un argomento che ci spingerà verso una battaglia dialettica o che parla di battaglie dialettiche. Sottintese, non, di cui non abbiamo consapevolezza, ma non nel senso che è inconscia, perché non ce ne rendiamo conto. Mentre la facciamo, non siamo in grado di riflettere sulla battaglia che stiamo combattendo e per che cosa la stiamo combattendo. Questo è un errore della nostra funzione umana, che molte volte pensa di fare una cosa, mentre in realtà ne sta facendo, pensando un'altra. Beh, proprio ieri ho dovuto discutere con uno psichiatra. Il titolo, penso che se devo dare un nome, un titolo, come YouTube mi dirà di fare a questo video, lo chiamerò proprio gli effetti collaterali di una diagnosi, soprattutto di una diagnosi psichiatrica o soprattutto di qualunque tipo di diagnosi, di qualunque definizione dell'altro. Bene, la discussione con questo psichiatra è che non voleva dimettere una persona che è anche mia paziente, e o la voleva dimettere sotto condizioni, cioè se faceva un certo percorso di supporto, diciamo psichiatra, chiamiamolo psichiatra, di principi attivi vari, di tipo psichiatrico contro i disturbi psichiatrici, perché quello era un disturbo psichiatrico, l'avevano classificata. Maniaco-depressiva, così si chiamava una volta, ora si chiama in un altro modo. Si chiama disturbo. Beh, io sono antico, questo tipo di disturbo nuovo, non lo voglio manco nominare. Quando mi verrà in mente lo nominerò, perché già la definizione, mi turba. Bene, vi racconto un po' il fatto. La mia paziente voleva, aveva fatto una settimana e più nel reparto psichiatrico e, come era suo diritto, voleva andarsene a casa. Ma lo psichiatra si oppone dicendo: no, sì, ci manteremo a casa, ma devi fare questo percorso, devi fare questa puntura almeno una volta al mese. La mia paziente dice: no, non la voglio fare, perché queste cose non mi fanno bene. E a questo punto lo psichiatra dice: no, senza questo non puoi uscire, io non mi assumo la responsabilità. La mia paziente riesce, convince lo psichiatra a parlare con me. Beh, parliamo. E che cosa noto? Cerco di farle capire allo psichiatra che il disturbo che l'ha portata, l'ha fatta recuperare, e che l'ha fatta recuperare per un sacco di tempo in ospedale, è semplicemente il contrasto dialettico con un marito, dove
contrasto che è comune a tutti noi, quello io penso di aver ragione su questo, l'altro pensa di aver ragione sulla cosa opposta. Ed è un contrasto dialettico che tutti i giorni facciamo e che Protagora 2600 anni fa disse che sullo stesso argomento noi possiamo fare due discorsi opposti ugualmente veri. Quindi tutti e due possono aver ragione. Ed è questa ragionevolezza di ogni punto di vista che spesso ci spinge a scontrarci. Ora attenzione. Quindi, ragionevolezza di un punto di vista che ci spinge a scontrarci in tutte le famiglie, fra tutte le coppie, fra madre e figlio, fra amici, fra conoscenti. Questa è la dialettica. Questo ci fa perdere tempo, questo ci riempie le nostre giornate, la discussione su punti di vista opposti, diversi, che vengono percepiti e possono essere di fatto veri tutti e due. Questa visione nostra ha comportato dai tempi dei sofisti che cosa? La nascita della retorica, cioè dell'arte, della persuasione. E dall'altra parte la nascita della democrazia, la nostra democrazia, il nostro Stato laico si fonda su questo presupposto, che sullo stesso argomento ci possono essere due discorsi opposti ugualmente veri, no, uno vero e uno falso. Per cui l'unico modo per fare e per prendere decisioni è o cercare di persuadersi a vicenda oppure, quando ne siamo tanti, decidere a maggioranza, si vota. Se la maggior parte delle persone pensano in un modo, si vota e si decide, perché una posizione del genere si spinge in uno stallo operativo costante, quindi nessuno può far nulla, ognuno può dare un veto all'altro. E ora ditemi voi che c'entra la diagnosi. Bene, parlo con lo psichiatra, gli dico questo, gli faccio notare questo, e gli faccio notare che lui stava discutendo con questa mia paziente. Gli dico, guarda, se stai a discutere ancora un po' su questa linea con la mia paziente, medicine sì, medicine no, succederà quello che succede spesso fra lei e il marito. Lei cerca in tutti i modi di far capire al marito che la sua posizione, è buona, perché tutti noi vogliamo avere l'approvazione dell'altro. E il marito invece pensa di aver totalmente ragione, e non si smuove nemmeno di un millimetro, per cui lei è costretta a una sola via, di andare in un delirio. Col marito ci va in delirio, con lei probabilmente no, perché lei è una persona estranea, è uno psichiatra, è un medico che gli ha fatto una diagnosi, per cui la tua diagnosi di essere una persona bipolare con episodi di depressione, quindi la diagnosi è un bipolare, per cui io, ecco perché non lo volevo pronunciare, perché per me questa diagnosi una volta era meglio. La diagnosi precedente è maniaco-depressiva, cioè una fase maniacale di espansione e una fase in cui ci si chiude in noi stessi. Ma il termine generico bipolare la posso appiccicare anche alla Terra, perché la Terra passa dal giorno alla notte, è bipolare. Ma quello che voglio farvi notare
ho cercato di far notare allo psichiatra, e poi ho visto come il punto di vista sofistico che sullo stesso argomento ci sono due, possiamo fare due discorsi opposti ugualmente veri. Nell'epoca moderna, sanamente, proprio gli psichiatri, gli psicologi, quelli che si devono occupare degli uomini e di avere in mano l'arte del persuadere come unica arma per dialogare, come unico fine per dialogare, proprio perché sullo stesso argomento non si possono fare due discorsi opposti ugualmente veri, in realtà questo presupposto è del tutto errato, è del tutto sbagliato. È diventato del tutto sbagliato nella mente di coloro che si debbono occupare degli altri e di aiutare gli altri a saper vivere e ad accettare la vita e le difficoltà della nostra vita e difficoltà, le trappole della nostra mente. Beh, la discussione con lo psichiatra è continuata, gli ho detto: guarda che se continua così e in questi termini a ragionare con questa paziente, rischia questa mia paziente di andare di nuovo in una forma di tipo allucinatoria. Con lei probabilmente meno. Meno perché tu sei un professionista, sei un estraneo, lei a letto con te non c'è andata. Non ama te, ma col marito ci va in queste condizioni. Ho notato che tutte le volte che lei ha una discussione col marito su due punti di vista diversi, il marito ha il tuo stesso atteggiamento nei suoi confronti. Il tuo atteggiamento è: lei è malata. Tu sei malata, devi fare questo percorso, se no io non ti posso. Mi sento la responsabilità, io non ti posso dimettere. Devi fare questo percorso per forza. Quindi una ragione e l'altro ha torto. Questo dialogo è un dialogo che va contro qualunque regola della nostra società, su cui è fondata la nostra società. E cioè che sullo stesso argomento possiamo fare due discorsi opposti, ugualmente veri, e al limite possiamo semplicemente tentare di persuadere l'uno, deve persuadere l'altro. Mentre qui tu pensi di aver ragione e cerchi di imporre in modo tirannico il tuo punto di vista sull'altro punto di vista, un altro punto di vista. Dice: io no, non lo voglio fare. Quando fate queste cose, beh, ho delle reazioni stranissime, non mi sento a posto, non mi sento qui, non mi sento là. L'opinione del paziente non va nulla. Vale l'opinione della medicina, del medico, dell'esperto, dello psicoterapeuta. No, vale l'opinione della filosofia sofistica, in questo caso, cui è fondata tutta la nostra società. Perché se sbilanciamo il colloquio, il dialogo, dove uno ha ragione, perché scientificamente ho ragione, infatti colloquiando con lo psichiatra, beh, ho trovato proprio questa durezza, questa granitica, attaccamento a una verità assoluta, dommatica e assoluta, di fronte alla quale questo granito. C'è una paziente che cerca di far capire la sua posizione ed è proprio colui che dovrebbe capire, essere più sensibile a capire la posizione di un paziente per poterlo curare. È proprio lui che ha una filosofia rigida e tirannica, monoculare. Mi fa ricordare un po' la storia di Polifemo, che era un gigante monoculare, quel povero Ulisse, che l'unica difesa
che può mettere in atto il povero Ulisse di fronte a Polifemo e di dire che non sono nessuno. Infatti io ho assistito ieri proprio a un colloquio di questo genere dove l'unico modo di... L'unica maniera di scampo che aveva questa mia paziente di fronte al Polifemo, dello psichiatra era quella di dire non sono nessuno, fa come ti pare. E poi per uscire, accettare la puntura per uscire e poi probabilmente risolvere il problema. Cioè di essere io sono nessuno, di accettare che io sono nessuno. Bene, accettare che sono nessuno di fronte all'opinione opposta di uno psichiatra forse è facile, ma uscire dal reparto psichiatrico e poi tornare a casa e dover accettare la stessa idea da parte di un marito che ha ricevuto, ha riaccolto a caso una moglie con l'etichetta bipolare, quindi malata, una che non sa ragionare, una che non è normale, la quale, pur non essendo normale, è sempre una persona che ha un corpo, dei bisogni, dei desideri, che vuole certe cose, o pretende certe cose. E soprattutto all'interno di una relazione affettiva, una persona così, come tutti noi, pretendiamo di essere riconosciuti dall'altro, di essere accettati per quello che siamo, ma con un'etichetta discriminatoria. Sei bipolare, sei malata, cioè non sei normale. Come fa un uomo, con tutta la sua buona volontà, a comunicare accettazione piena dell'altra per com'è? Questa etichetta è un tarlo per la nostra mente, è discriminatoria in tutti i modi. Ci sono finalità affettive. Una cerca di avere il consenso su qualunque stupidata, perché non andiamo d'accordo, sullo stesso argomento si possono fare due discorsi opposti ugualmente veri, sulla pasta asciutta possiamo fare due discorsi opposti ugualmente veri, e beh, uno dice la sua, l'altro dice quell'altra. Dovremmo semplicemente tentare di persuaderci, ma se uno ha in mano, la sentenza medica come vera che lei è bipolare, o che è una depressa, o che è una borderline, un qualunque etichettatura è un'arma, consente, e fa sì che uno ha ragione a prescindere e l'altra ha torto a prescindere. Un marito, un uomo che va a letto con una donna, ha le sue finalità. E la finalità di un uomo che va a letto con una donna è che questa donna lo ami. E com'è la questione? Se tu la pensi come me, vuol dire che mi stimi e mi ami. Ma se tu non la pensi come me, non mi stimi e non mi ami. Ora, si può permettere una persona che è stata etichettata malata, soprattutto malata di mente, cercare di persuadere un altro che a questo punto con l'etichetta vera, punto di vista vero e quell'altro falso, può riuscire, a persuadere il marito, a dargli ragione. Ecco, deve fare sempre come Ulisse perché si trova sempre di fronte a un Polifemo monoculare. Prima si è trovato di fronte al Polifemo monoculare dello psichiatra, ma era più facile. Ora, questa benedetta donna ha vita, come molte persone che hanno questo problema, si trovano di fronte a dei polifemi monoculari. E da questa stretta dialettica, o dialogica, come la vogliamo chiamare, si può uscire solo facendo come Ulisse. Dicendo non sono nessuno,
Hai ragione, basta, ma è difficilissimo per una donna che vuol bene al proprio marito o ai propri figli, che si aspetta considerazione dai propri figli e dal proprio marito, a prescindere da tutto, poter fare l'Ulisse, anche perché dall'altra parte c'è qualcuno che pensa e crede fermamente di aver ragione, anzi dà per scontato che aver ragione, e che ha le stesse esigenze della propria moglie o del proprio parente, vuole essere apprezzato. Solo che uno è sbilanciato questo discorso, non si può fare un dialogo persuasivo, si inizia un dialogo persuasivo, ma è falsato perché uno ha ragione a prescindere e l'altro ha torto a prescindere. Mettetevi anche voi, a pensare seriamente di voler ragionare con qualcuno che pensa di avere ragione a prescindere, voi dovete avere torto a prescindere. È un polifemo monoculare che mangia gli uomini, si nutre di carne umana. È bellissimo questo racconto. Il nostro. Interlocutore è un polifemo monoculare che vede una sola cosa. Lui ha la verità, tu hai torto a prescindere, e questo atteggiamento qui è un atteggiamento tirannico che tende a inglobare e quindi a fagocitare totalmente l'altro. Ed in un dialogo così falsato, da queste premesse non percepite, non messe in evidenza, che nessun psicologo mette in evidenza, io penso che nel mondo solo io in questo momento sto mettendo in evidenza questi effetti collaterali, di una diagnosi presa per vera, a prescindere. Contro cui il punto di vista dell'altro non ha scampo, perché l'altro che crede di essere nel giusto, crede di avere la verità, diventa automaticamente tiranno, diventa anche violento, nel modo di fare, di dire. Perché a quel punto pensa che abbia ragione a prescindere, l'altra ha un'altra opinione su qualunque altra cosa, sulla pasta asciutta. Ma tu non ragioni, ma che dici? L'opinione diversa sulla pasta asciutta diventa un campo di scontro terribile dove c'è uno che sa di aver ragione a prescindere e nello stesso tempo vuol costringere l'altra persona a dichiararsi, colpevole o irragionevole o anormale a prescindere. Bene, nel parlare con questo psichiatra, quando gli ho chiesto: ma vi siete chiesti per quale buona ragione uno è bipolare, uno è depresso? Ne ha fatto lui, certo, è perché c'è. La causa di questo è perché c'è un difetto neurofisiologico, fatto, scusi, ma c'è uno straccio di prova, che dice questo, che c'è una causa neurofisiologica del comportamento cosiddetto anomalo, poco frequente delle persone che abbiamo di fronte. C'è uno straccio di ricerca fatta bene? Beh, lo sai benissimo che no, non c'è nessuna ricerca che conferma questa ipotesi. E poi, ma la medicina non è una scienza, eh? No, è una no. La medicina non è una scienza, dobbiamo partire da qui. E questo che sta avvelenando
il nostro dialogo, anche a livello di individuo, individuo, moglie, marito, al punto tale che qualcuno è costretto a soccombere perché tutti, in nome di una scienza che non è scienza, ma che si presenta come la depositaria di una verità, e chi si schiera da parte del medico, il quale pensa di aver ragione, mentre semplicemente un artigiano della salute, perché non può aver ragione, il suo punto di vista, anche perché l'unico tipo di ragione che potrebbe avere il medico e potrebbe parlare di un principio assoluto se conosce perfettamente quest'organo, quali sono i difetti e quali sono, le virtù di quest'organo. Ma di fronte a ciò che non è frequente, ecco, gli ho detto, la medicina è semplicemente, una, chiamiamolo impropriamente scienza, di tipo aristotelico, basata sulla frequenza, ciò che è frequente è sano, ciò che non è frequente è malato, ma le sembra un buon modo di pensare questo? Non è l'epistemologia galileiana, della scienza galileiana, dove ciò che è vero, deve essere vero in qualsiasi circostanza, per tutti. Deve essere vero la tua, il tuo punto di vista o la tua teoria, la tua verità, nella tua verità deve rientrare anche il punto di vista di colei o di colui che dissente da quella verità, o dalla tua verità. Ci vuole una verità che tenga conto del punto di vista di tutti e che sia capace di dar ragione dei punti di vista di tutti. Questa è l'epistemologia. E va accolta solo questa verità, come si fa nella scienza galileiana, ma nella scienza cosiddetta psicologica, o psichiatrica, e invece si fa esattamente il contrario, ciò che è frequente è sano, ciò che è, non è frequente è malato. E non si va a vedere per quale ragione l'altro fa così, né si va a vedere per quale ragione una discussione fra moglie e marito, uno che ha ragione e l'altro che a prescindere, uno che ha torto a prescindere, porta continuamente una persona a dover scegliere la via dei sogni. Perché poi alla fin fine un episodio psicotico è un episodio allucinatorio, fatto di sogni, di fatti. O interveniamo con le medicine, o non interveniamo affatto con le medicine. Dopo 3 giorni, l'episodio psicotico lasciato a se stesso svanisce e la persona, torna a ragionare correttamente, come se non fosse accaduto nulla. Bene, non mi voglio prolungare più di tanto. Dico semplicemente che la scienza medica e anche psicologica moderna, che non conosce l'uomo, non conosce la radice del male dell'uomo. La radice del male dell'uomo è il fatto che quest'organo non è onnisciente, e ha la facoltà di scoprire la verità di quest'organo, o la mappa cognitiva di quest'organo che dirige i nostri passi, è che non siamo onniscienti, che tutti i nostri mali stanno nel fatto che io desidero una cosa, e non essendo onnisciente, posso temere, il fallimento di quello che desidero. Più la cosa è importante, sono sempre in un guado fra desiderabile e temibile. Immaginiamo che io ho qualcuno di fronte, che è un Polifemo. Il mio desiderio, è vivere Polifemo, che pensa è monoculare, che pensa di avere ragione. Anche Polifemo vuol vivere. Ma solo che qui Polifemo
pensa di aver ragione. E il dialogo non è più un dialogo persuasivo fra due punti di vista diversi, ugualmente veri. C'è un'altra verità. Questa è la posizione sofistica, che è esasperata nel momento in cui una delle due posizioni assurge in nome di una scienza non scienza, e questo è il dialogo che si fa ancora sul Covid. Una delle due posizioni assurge a verità in nome di una scienza non scienza, ma semplicemente di un'opinione più armata dell'altro, probabilmente, basta. Il medico, la medicina, crea un sacco di polifemi, e tutti coloro che seguono l'impostazione medica o di falsa scienza medica diventano dei polifemi pronti e autorizzati a fagocitare l'altro per vivere, per far vivere la loro posizione monoculare, alla maniera di in questo dialogo terribile, tirannico. L'altro ne può uscire se non si contrappone nettamente. Se in qualche modo dice che come ti chiami, non si identifica e dice sono nessuno. Proprio di fronte all'altro si dichiara nessuno chi ha in mente di avere la verità in tasca, a prescindere, l'altro si quieta per un po'. Se no non si quieta, se no se lo mangia. Ha bisogno di fagocitare l'opposizione in nome di una verità, monoculare, che non tiene conto affatto dell'altro, non tiene conto del presupposto sofistico. Sullo stesso argomento si possono fare due discorsi opposti, ugualmente veri. E questa è la questione. E quindi il dialogo diventa un dialogo persuasivo. Ma quando uno di questi punti di vista, ingiustamente e falsamente assurge all'idea di avere una verità, assoluta, il dialogo si fa fra sordi, il dialogo si fa fra un gigante pronto a fagocitare ogni dissenso, è un povero Cristo che, se si vuol salvare, deve dire: io non sono nessuno. Bene, buongiorno. Ora andate a rivedere tutti i dialoghi televisivi, dove i nostri scienziati medici, è più di un anno e mezzo che hanno detto tutto e il contrario di tutto, e ancora adesso, malgrado tutto, sono dei polifemi. Non riescono a vedere il fatto che la medicina non è una scienza, ma solo un'arte, e che loro è semplicemente un punto di vista di chi ha studiato, quindi è leggermente più armato. Leggermente, posso dire, più armato dal punto di vista dell'altro. Ma se io dico che io ho ragione, basta prescindere, e ogni opposizione va fagocitata, perché è un punto di vista di lesa maestà. Guardate, i nostri virologi. Se gli si contrappone qualcosa, che cosa ti tappano la bocca? Sei medico? No. Come dire, se non sei medico non puoi avere nessuna opinione. Ogni tua opinione deve essere prima medico, poi deve. Signorino. E allora, parliamo, non tanto di virus o non virus, parliamo di filosofia, di scienza, parliamo, di scienza a 360 gradi. Ecco, quest'organo è in grado di vedere correttamente la realtà?
Ah, ecco, rispondimi. Se mi dici sì, è grande. Oh, allora ti posso avallare la tua tesi che esiste un virus che ci minaccia. Ma se ti faccio una domanda del genere mi dirai, dato che siamo intrisi di relativismi, tu non potrai fare altro che dirmi che no, che non vede correttamente la realtà. Solo che alla fine, mi stai dicendo che quest'organo, sia il mio che il tuo, non vede correttamente la realtà a prescindere, la tua, il tuo organo vede correttamente la realtà perché sei scienziato e l'organo dell'altro, dato che non è scienziato, è un organo difettoso a prescindere e non vede per nulla la realtà. Chi dei due è cieco non lo so, eh? Ma io penso che sia cieco soprattutto un polifemo monoculare che pensa di aver ragione a prescindere perché pensa che la medicina, che scienza non è, perché non si può fare scienza di un oggetto che si muove e cambia continuamente, ma la scienza galileiana, è una scienza limitata. Dice, si può fare scienza su tutto ciò che è misurabile, scusate, è misurabile il pensiero del nostro paziente? È misurabile il nostro stesso pensiero? Siamo costanti tutti noi. Il nostro prossimo è costante o non muta continuamente? Ed è misurabile ciò che muta continuamente? Buongiorno.